Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Voglio subito sentire Fabio Tonacci, che Fabio è appena ritornato dall'Ucraina, ha visto, come vi dicevo, tutti i più grandi teatri di guerra e li ha raccontati per tutti noi, mettendoci i suoi occhi e la sua sensibilità, che è una cosa per noi molto importante perché ci dà il senso della verità delle cose, no? Che quella che stamattina abbiamo fatto un po' fatica di intravedere, perché c'era veramente una giornalista russa che ci ha fatto un racconto per noi completamente straniante. E quindi uno si chiede, ma com'è possibile, no, che poi i racconti siano così differenti, così proprio due mondi a confronto? Sì, sì, no, ma si percepisce benissimo in Ucraina che, l'abbiamo detto tante volte, sono due propagande che parlano, ovviamente che si parlano e che parlano a diverse persone. Audience. A diverse audience. Per esempio, io ho chiesto, quando stavo a Kiev ho incontrato un russo che aveva attraversato il confine e si era arruolato con i nazionalisti ucraini. Quindi combatteva contro i russi. Un russo che combatteva contro i russi. A cui ho fatto una domanda molto semplice. Ma com'è possibile che in Russia credano e si bevano una propaganda così grossolana a volte? Perché non stiamo parlando di grandi... Tu eri a Bucha con me collegato, peraltro, quando la televisione russa continuava a dire che era stata una totale messa in scena, un set. Esattamente, che era un set costruito, che erano attori... Si erano attaccati a una ripresa in cui c'era una macchiolina su un parabrezza per dire che quello era un braccio che si alzava dopo che era passata la telecamera. Una cosa veramente grossolana. Allora io ho chiesto al russo, ma com'è possibile che ci credano così tanto? E lui mi ha spiegato qual è poi il punto, che questo tipo di propaganda che fa il Cremlino non parla a noi occidentali, tra virgolette, nel senso, perché a noi non ci crediamo, no? È evidente, poi è strutturata in maniera molto grossolana. Loro parlano al proprio fronte interno, nel paese del canale unico, dell'unico mezzo di informazione, dove se vai e scrivi che c'è una guerra in Ucraina ti vengono a prendere a casa, dove se scrivi Bucha sui motori di ricerca non esce niente nel Cremlino. Loro parlano a loro stessi. Sì. È per quello che a noi sembra grossolana, ma in realtà... Invece la propaganda ucraina, che pure ce l'abbiamo anche parlato con te, cioè loro certo. Hanno bisogno di dare dei messaggi molto precisi anche loro. È il motivo per cui la vostra presenza sul terreno è così importante. A chi parla? Parla un po' a noi. Ovviamente io ho notato, un giorno che mi sono collegato proprio con la tua trasmissione, e stavo andando verso Makariv, dove era stato detto da fonti ufficiali che era stata trovata una fossa comune con 130 cittadini dentro. Io sono andato là, lo stesso sindaco e il capo della polizia locale hanno smentito questa notizia che arrivava da fonti ufficiali. C'erano però 130 cittadini morti, uccisi dai russi. Allora, che cos'è questo? Era un esagerare, una realtà che era già di per sé esagerata, drammatica. Perché bisogna alzare il livello. Esatto. Ho visto dell'allarme. Che talvolta lo fanno, ma talvolta poi parlano anche alle madri dei soldati russi. Per esempio fanno una cosa che io ho trovato abbastanza disdicevole, però che rientra, diciamo, nel loro concetto di propaganda di guerra. Prendono i prigionieri russi, li portano in conferenza stampa e li fanno parlare contro Putin. Sì, li fanno dire che sono stati mandati qui allo sbaraglio. Chiedendo scusa e tutto. Ai miei occhi era una forzatura, tra l'altro, che viola pure una serie di convenzioni su come vengono trattati i prigionieri di guerra. Ovviamente. Però mi è stato spiegato, ed anche questo ha un senso, mi è stato spiegato che non stanno parlando a noi. Noi lo sappiamo che se prendi un prigioniero di guerra, lo porti di fronte alla telecamera, dopo che l'hai... Ma parlano alle madri dei soldati, alle madri che si deve ribellare soldati. In Russia. Esattamente. Allora, Antonio...